Ford Italia ci ha permesso di guidare la nuova Ford Ka, noi abbiamo fatto il servizio a Monza con le riprese di Marcello Montemurro. Vediamo il servizio. La Ford Ka, che abbiamo avuto l'occasione di guidare durante 3 settimane, rappresenta un punto di svolta che Ford ha improntato con il Kinetic Design, ovvero un design di linee accattivanti che si fa notare ovunque si trovi. Come conseguenza di questo Kinetic Design, troviamo un frontale dotato di griglia trapezoidale con i gruppi ottici anteriori che si prolungano verso il posteriore. Spiccano le proporzioni e da occhio nudo si vede una vettura stretta ed alta, grazie anche all'innalzamento della linea di cintura. La nuova Ford Ka sembra essere più voluminosa rispetto alla vecchia. In parte è vero, poiché la nuova Ka ha guadagnato 10 cm di altezza ed un'importante ottimizzazione dell'abitabilità posteriore e dello spazio per il trasporto bagagli. Gli interni sono squadrati con linee angolari sia nella plancia che nei pannelli laterali, ma tutto è alla portata di mano. E la posizione di guida si trova subito, anche se per la verità abbiamo trovato molto scomodi i pulsanti alzavetri posti nella console centrale. Il motore che equipaggiava la vettura da noi provata è l'1.3 diesel, abbinamento perfetto per la circolazione in città, dove non solo l'agilità di questo propulsore permette una marcia ottimale in mezzo al traffico, ma anche le misure contenute della macchina offrono la possibilità di un facile parcheggio. Siamo stati favorevolmente impressionati dalla tenuta di strada, con una vettura che risponde bene ai comandi del guidatore, grazie anche allo sterzo elettrico e alla presenza del sistema antibloccaggio dei freni, del sistema di controllo della stabilità, mentre i freni a dischi anteriori e da tamburo sulle ruote posteriori sono ottimi anche in condizioni di aderenza non buone. La Ford Ka è un'auto sicura. Oltre ai sistemi precedentemente segnalati, negli interni sono presenti 4 airbag, frontali, laterali e a tendina, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, sedili antiaffondamento e contro i colpi di frusta ed agganci ISOFIX per i sedili posteriori. In questo modo finiamo la puntata numero 33 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana e sarà alla prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.